Io sono molto contento di questo momento, di questa iniziativa, la nostra università che ha fatto, che fa della consapevolezza alimentare, della tutela e difesa del cibo di qualità un elemento centrale, da anni voleva affrontare anche il tema del rapporto alimentazione-sport. Perché? Perché nello sport l'alimentazione è fondamentale, è importante e noi ci siamo accorti, questa è una valutazione che abbiamo fatto, che in molti casi, non dappertutto, ma in molti casi si usa l'alimentazione in modo distorto, si lavora molto sugli integratori che invece diventano sostitutori di quei cibi di qualità, di quelle materie prime che invece possono offrire e fornire soprattutto ai giovani sportivi tutto il contributo di nutrizionale importante. E questo permette, se c'è una consapevolezza, di operare in modo diverso, di avere un rapporto diverso con il cibo, un rapporto consapevole. E quindi abbiamo puntato su chi? Sugli allenatori delle squadre giovanili, perché riteniamo che questi allenatori siano quelli che sono in grado di trasferire ai giovani questa sensibilità. L'educazione alimentare non è soltanto un fatto da gourmet, l'educazione alimentare è un elemento centrale nella formazione del cittadino consapevole. Quindi attraverso lo sport noi vogliamo offrire agli allenatori una serie di competenze. La nostra università si muove in una logica didattica, noi facciamo formazione, quindi vogliamo trasferire le nostre competenze agli allenatori perché le trasferiscono poi ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze che fanno sport, ma anche alle famiglie. Quindi è un progetto innovativo perché parte da un punto di vista che è quello di mettere gli allenatori nella condizione di non essere soltanto bravi preparatori atletici, ma anche di essere formatori della salute dei ragazzi. Questo è l'obiettivo che noi ci proponiamo, è un modulo sperimentale che vorremmo, se funziona, io credo che funzionerà, e ringrazio da un lato il gruppo Misura che ci ha sostenuto, che ci sostiene in questa operazione, e le due società che hanno accettato questa sfida nuova, perché se questo modulo funziona vorremmo che diventasse un modulo che noi offriamo a tutto il mondo dello sport italiano. Sì, è un progetto per noi estremamente interessante. Siamo partiti qualche tempo fa con Misura, abbiamo lavorato su ambiente, abbiamo lavorato su diminuzione della plastica nei nostri prodotti, quindi abbiamo preso una visione abbastanza ampia di quello che è il mondo del benessere, e adesso ci stiamo concentrando sull'aspetto sportivo. Perché l'aspetto sportivo? Perché riteniamo che lo sport abbia dei valori fondamentali. Il cibo è un valore fondamentale e quindi nasce questo connubio di questo marchio. Certo, noi siamo estremamente orgogliosi, noi siamo parte dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, anche loro ci hanno indirizzato a società prestigiose di territorio e per noi quindi il connubio può funzionare. Consideri che Misura ha sempre lavorato su prodotti che dal punto di vista salutistico sono sempre stati dei prodotti IRO, dei prodotti fondamentali. Abbiamo lanciato il senza zucchero tantissimi anni fa, parliamo di farine poco raffinate, parliamo di prodotti integrali, quindi pensiamo che la nostra expertise con l'expertise delle squadre titolate ci possa portare un valore aggiunto estremamente positivo. Allora, un binomio prestigioso sicuramente, perché come sapete noi abbiamo anche tanti sponsor food, quindi sicuramente ci fa piacere avere una delle università più importanti a livello enogastronomico in Italia che ci supporta con questo progetto sul giovanile, e soprattutto siamo contenti che il progetto di FIOI stia effettivamente avendo molto molto successo, riscontrando molto successo in giro, quindi siamo contenti di questo e di avere loro al nostro fianco per la prossima stagione. Daremo la possibilità ai ragazzi, alle famiglie e soprattutto ai tecnici di seguire un percorso di formazione legato al vivere bene, al vivere sano e a tutti gli aspetti nutrizionali legati alla nostra vita.
quindi siamo molto soddisfatti di aver fatto questo accordo, tra l'altro sostenuto da Misura e insieme ad altre realtà sportive della zona. È un accordo in esclusiva, quindi siamo i primi effettivamente a mettere in piedi questo progetto, che sarà un progetto pilota anche per la regione. Ma allora, noi siamo di Bra, la città di Slow Food, la città dell'Università di Scienze Gastronomiche, io stesso lavoro da più di 30 anni a Slow Food, quindi per noi è un approdo naturale. In realtà è un'idea che avevamo in mente da parecchio tempo, un'idea che coinvolge anche l'ufficio educazione di Slow Food Italia, e finalmente riusciamo a concretizzarla, perché l'università ha preso in mano il progetto, perché il gruppo Misura Colussi ha deciso di sostenerlo, e poi c'è questa bellissima idea di abbinare due realtà di due sport diversi, di due diverse città, anche se sullo stesso territorio, anche per vedere, diciamo, come maturerà nei due ambiti diversi questo progetto. Quindi è il punto di arrivo di un percorso a cui stavamo lavorando già da un po' di tempo e sul quale puntiamo molto. Allora, è un progetto pilota che con molto piacere l'Università di Pollenzo ci ha chiesto di partecipare a questo progetto. Vedendo il nostro progetto FIEI, ha ritenuto che fossimo molto affini insieme alla società di basket di Bra e meritevoli di iniziare questo progetto, che per loro sarà applicato a tutto il mondo sportivo, di una sana alimentazione all'interno dello sport, sana e corretta alimentazione, e dove i principali protagonisti in questo momento saranno, credo, gli influencer principali nel mondo dello sport, che sono gli allenatori, che andranno ad avere una formazione dal punto di vista alimentare in 6 tappe con gli educatori dell'università, quindi si parla di un'eccellenza mondiale, e poi nelle ultime tappe saranno protagonisti anche i genitori insieme ai ragazzi, perché ovviamente poi sono i genitori che riescono a veicolare poi la sana alimentazione direttamente all'atleta. Noi siamo molto orgogliosi di questa partnership consiglio, che reputo un amico, ne parliamo da qualche anno. Finalmente si è trovato anche chi investe in modo molto importante sul progetto, che è il partner Misura, e quindi siamo potuti partire con questo progetto che, ripeto, ci rende orgogliosi, perché è un progetto pilota a livello nazionale in cui metteremo il massimo sforzo e impegno nel avere un'educazione in tutte le componenti dal punto di vista alimentare.